Buongiorno amici del gruppo Bad Boys, benvenuti a questo Buongiorno. nuovo video, raga. Stamattina sono con l'amico Enzo Islam Islam. e andiamo a mostrarvi la sua e-bike Fantic XF1 Integra. 180. Ragazzi, questa è una e-bike full di casa Fantic. Una MTB a pedalata assistita. Questo modello qui è del 2018, giusto Islam? Modello 2018, con i modelli del 2020 non cambia granché, solo la colorazione e qualche piccolo accorgimento. La casa Fantic propone diversi allestimenti per quanto riguarda le sospensioni. Questa qui ha una forcella RockShox da 180 mm. Il posteriore, sempre RockShox, a molla, monta un motore Brose, giusto Enzo? Sì. Da 630, se non sbaglio, Sì. 630 watt, batteria integrata. Qui abbiamo una guarnitura SRAM, abbiamo un pacco pignoni a 8 velocità che parte, il più piccolo da 10 denti fino a un 48 denti. Cambio SRAM EX1, abbiamo un reggisella telescopico, sempre RockShox. Abbiamo i freni, sono della SRAM, Ruote particolari. sono le Code R abbinati ai suoi dischi centerline. Enzo, puoi girare un po' le bike, le mostriamo anche dall'altra parte. La particolarità delle bici Fantic è che propone la ruota anteriore da 29 pollici e il posteriore da 27,5. Una caratteristica simile alle motocross, giusto Enzo? Motocross Fantic. Ecco qui, sembra un motocross. La grande casa produttrice di moto propone le sue e-bike, infatti stanno andando veramente bene sul mercato. Questo è il display per comandare le tre velocità, più un'altra funzione che la puoi spingere a piedi, a mano. Eccola qui ragazzi, l'e-bike XF1 Integra. Tra un po' la testiamo sul campo, vi mostriamo qualche piccolo salto. Ragazzi, dal nostro amico Islam, Islam. ci vediamo tra un po'. Yeah. Ciao! Enzo Islam! Ciao ragazzi, si parte con la discesa! La nostra e-bike Fantic Integra! Oggi è qua! Senza motore ovviamente, solo con le nostre gambe. Acceleriamo, acceleriamo, occhio al ramo. Via ragazzi, striccio, sembra un razzo. Thank you.
nostra e-bike. Percorso bad, la Fantic per adesso si è comportata bene. Faccio qua. Occhio. Antonio, opla, questo amico Tony. Faccio del cazzo. Wow. Radice. Occhio qua. Oh. Grande salto. Occhio qua. Forza Fantic, forza! Mostriamo in cam. Grande sgommata di nostro Enzo Islam. Sto qua, a sinistra. Mamma mia! Tic, più veloce! Vai! Tu Antonio. Ragazzi, comunque c'è da dire che l'e-bike Fantic si comporta veramente bene. In discesa, ragazzi, è una comodità. Salite, avete tre modalità e raga, la salita non l'ho accusato. Enzo, c'è una zanzara sulla gamba. Schiaccia. Figlio di puttana. Comunque vi dicevo, in salita veramente bene, ragazzi. Non vi affaticate più di tanto, anche perché nasce appunto per quello. Pedalata assistita.
Scusate un attimo, raga. Pronto? Ma vaffanculo, vai. Come dicevi, in salita veramente bene. Non vi affaticate, avete le tre modalità. In discesa anche, ragazzi, vi divertite molto, perché comunque è una bici da enduro. C'è una forcella da 180, ragazzi, un ammortizzatore posteriore a molla, quindi tanta roba. C'è una bella geometria. L'unica pecca forse, che comunque la pecca di qualsiasi e-bike, che ragazzi pesa, il peso. Qui siamo su quasi 25 kg, quindi immaginate a trasportarvi una bici da 25 kg. Non la sentite più di tanto perché comunque c'è il motore, quindi viaggiate. Ma un po' in discesa comunque il peso in più lo sentite, perché comunque va molto in velocità. Quindi sta tutto a voi, la tecnica, i freni buoni. Il nostro amico Enzo ogni tanto fa delle puzzette, tutto a posto. E questo, ragazzi, comunque io ve la consiglio. Se amate le bike e volete provare queste nuove bici, la Fantic una di quelle, anche perché sta andando fortissimo sul mercato. Poi si vede, raga, i pezzi sono il top, ottimo carro, ottimo materiale. Questo qui, ragazzi, sì, ragazzi, è alluminio alloy, ma devo dire la verità, cazzo, non si vede neanche una saldatura. Pazzesco, raga, fenomenale, veramente fatto bene. Enzo, vuoi ripetere quello che hai detto? La prossima volta il vino nella posaccia, che si scende più velocemente. Number one. Comunque, vamos, si riprende la nostra discesa. Woohoo! Ma come sfreccia! Occhio ramo! Ragazzuoli, il nostro giro di stamattina è terminato. Vi abbiamo mostrato la e-bike Fantic. Eccola qui, ragazzi, veramente si è comportata bene. Sono sceso con la mia Radon. Ecco qui, ora abbiamo tutta la nostra roba sul muretto. Ci togliamo il casco, ci sistemiamo. Il nostro amico Enzo Islam ci manda un saluto in cam. La prossima volta con il Vinos. Con il Vinos. Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima. Bad, yeah. Un bacione da Tony Carramato e Enzo Islam. Mua. Ciao Bad, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e azionate la campanella, iscrivetevi al canale. Ah, e se volete venire, un colpo di telefono. Un colpo di telefono. Ciao Bad!